Articoli di stampa, alcuni dei quali riferiti anche dall'interrogante, hanno ipotizzato varie localizzazioni per il deposito. Non si possono considerare attendibili queste anticipazioni, visto che per la documentazione consegnata ai due dicasteri è prevista la classificazione di riservatezza attribuita dalla Sogin S.p.A. alla proposta della carta. Come tale dunque sarà trattata conformemente alle vigenti disposizioni, sino alla pubblicazione a seguito del nulla osta che sarà rilasciato nei tempi tecnici necessari. Si segnala infine che la direzione generale competente del mio Ministero il 4 febbraio ha inviato alla Commissione europea la relazione sullo stato di attuazione della direttiva. La ringrazio, Ministro Galletti. Ha facoltà di replicare l'onorevole Latronico. Prego i colleghi se riescono a stare in silenzio, altrimenti possono uscire dall'aula. Grazie, Presidente. Ringrazio il Ministro e suo tramite il Governo per le notizie che ci dà. Naturalmente mi rendo conto che è un argomento spinoso, però insomma, se la Sogin ha predisposto gli atti, l'ISPRA ha finito l'istruttoria, le carte tecniche ci sono tutte, i tempi sono abbondantemente scaduti, la Commissione europea, l'Unione europea, le autorità europee hanno avviato una procedura di infrazione. Insomma, buone ragioni per rinviare in un paese ovviamente che è preoccupato e ci sono già le proteste, signor Presidente, prima ancora di conoscere i siti. Io credo che tutto questo consiglierebbe al Governo, mi permetto di sollecitare questa decisione, mettere giù le decisioni, le carte, avviare il procedimento di partecipazione prevista dal legislatore, non un atteggiamento che non condivido obiettivamente, di continuare a rinviare oltre su un tema delicatissimo, che però nasconde un tema altrettanto delicato, la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi che ci sono sparsi in mille situazioni, non sempre in sicurezza, nel nostro Paese, di cui rischiamo di non occuparci, per temere una decisione che questo nostro Paese deve prendere di avere un sito nazionale per tenere in sicurezza i rifiuti del passato, i rifiuti del presente, ai noi i rifiuti del futuro. Grazie, Ministro. Grazie, onorevole Latronico. Interrogazione 3.1995, onorevole Zaratti ed altri, sulle iniziative di competenza volte ad escludere la realizzazione di un impianto di incenerimento nel territorio di Valle Galeria e Malagrotta, nel Lazio. Onorevole Zaccagnini, la illustra per un minuto. Prego. Sì, grazie, Presidente. Ministro, con lo sblocca Italia avete previsto l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione di impianti di incenerimento. 8 inceneritori situati nelle regioni del centro-sud. E ovviamente una decisione che scavalca ancora una volta gli enti territoriali e le comunità interessate, non tenendo conto di una programmazione virtuosa della gestione dei rifiuti e della crescita della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti stessi. Sostanzialmente vi conformate ad un modello di sviluppo in controtendenza agli impegni che avete preso a Parigi sulla conferenza per il clima. Quindi, tenendo conto di questi impegni che disattendete e della normativa comunitaria che è relativa alla questione dei rifiuti, vi chiediamo in particolare per quale motivo viene previsto un impianto di incenerimento nel territorio laziale.